Ferdastri, alle volte vorrei parlare di animali diversi dagli insetti. Questo nel caso in cui possiate credermi, non è semplice. Alberto il Verde parla solo di insetti? Non solo insetti. Oggi vi parlerò di un ragnetto della famiglia dei Terididi, Euriopis, un ragno specializzato nell'imitare le formiche. Euriopis imita le formiche usando l'addome come testa e il paio di zampe posteriori come antenne, per cui la sua posizione di caccia è rivolta all'indietro. Verdastri, voi mi direte, Alberto, guarda che c'è il genere Myrmarachne, che è praticamente una formica con un paio di zampe in più, perché è praticamente identico. E io vi risponderò, bravi che lo conoscete, però Euriopis non si ferma a questo. Il suo metodo di caccia consiste nell'appostarsi in un punto di passaggio oppure vicino a un nido di formiche. Quando una formica esploratrice va a controllare la finta formica, il ragno agisce, la blocca con la seta e la punge nei punti di articolazione delle zampe, quelli migliori per renderla inerme. Dopo di ciò si rimette in posizione di caccia. Tutto questo in un battito di ciglia. La caccia continua finché non raggiunge un certo numero di formiche. Una volta raggiunto, non fa altro che impacchettarle tutte con la propria seta e le trasporta in un posto tranquillo dove consumare il suo lauto banchetto. Sulla specie Euriopis episinoides è stata anche compiuta una ricerca da parte di una università della Repubblica Ceca. Questa ricerca mirava a capire se la caccia alla formica era un comportamento innato in questi ragni. Dunque hanno preso tre odori diversi, due specie di formica e Drosophila melanogaster, e ci hanno imbevuto dei pezzetti di carta. Dopodiché sono andati a vedere quale di questi odori avrebbe innescato la posizione di caccia nei ragni appena sgusciati dall'uovo. Questo accadeva con l'odore delle formiche raccoglitrici, la specie prediletta da Euriopis episinoides. Questa ricerca dunque ha rivelato che la predisposizione innata per questa caccia c'è ed è riscontrabile. La scelta della preda però è anche influenzata dal primo pasto del giovane ragno, quindi la preferenza, sebbene innata, può cambiare. Le madri lasciano il sacco ovigero con dentro i propri piccoli vicino a un punto di passaggio oppure a un nido di formiche raccoglitrici. Questo proprio per lanciarli verso la caccia mirmecofila. Inoltre, la predisposizione innata alla caccia alla formica migliora anche la loro capacità predatoria e questo assicura una vita ancora più lunga. Le madri ne sanno sempre una in più. E parlando di Euriopis episinoides, posso anche fregiarmi del titolo di primo raccoglitore di questa specie per il Veneto. Questo tramite dei vasi trappola che avevo sistemato in vigneti dei Colli Euganei. Questo era per il mio tirocinio dell'università e anche per realizzare la tesi. Poi i ragni sono stati identificati assieme al dottor Ballarin del Museo di Verona, che avete già visto in un video precedente, se vi ricordate, ve lo metto da qualche parte. E la cosa è stata riportata anche nel catalogo ragionato dei ragni del Veneto, presente nelle memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Ho finito di vantarmi e anche questo video giunge al termine. Le predisposizioni innate servono a molto, basta capire quali sono.